I sindaci soci hanno approvato all'unanimità l'ingresso nella Ecolan SPA dei comuni di Castelguidone, Furci, Liscia e San Buono. L'assemblea straordinaria si è svolta a Lanciano, nella nuova sede per le riunioni assembleari scelta dalla società in house per la gestione integrale dei rifiuti al Parco delle Arti Musicali, ospiti della Scuola Civica di Musica. Per il comune di Castelguidone è intervenuto il commissario prefettizio Giovanna Maturo, che al TG Max motiva così la decisione di adesione. La ditta che faceva il ciclo integrato dei rifiuti a Castelguidone è fallita. Quindi ci siamo trovati in un momento in cui non sapevamo a chi rivolgerci, perché il paese è lontano da tutti i centri più grandi. Ecolan era presente in tutti i centri, anche piccoli lì intorno, tipo San Giovanni Ripioni, tipo Castiglione Messer Marino, mi sembra pure Scavi d'Abruzzo, quindi già era in loco questa ditta. Tra l'altro io la conoscevo benissimo questa ditta, perché è attrezzatissima, può fare tutto. E ho pensato di non interrompere un servizio che per me è un servizio pubblico, quale la raccolta dei rifiuti, che ha a che fare con la salute dei cittadini, con l'igiene pubblica, e quindi con un'ordinanza contingibile ed urgente io ho fatto l'affidamento ad Ecolan e vediamo come va. Se il sindaco che verrà non lo ritiene, venderà le azioni. Non è che noi abbiamo sperperato, non abbiamo sperperato niente, abbiamo comprato delle azioni. Le future amministrazioni le possono dismettere queste azioni. Per quanto riguarda l'affidamento in house, io non l'ho fatto, ho fatto un affidamento in via d'urgenza con un'ordinanza fino al 30 di giugno. Il sindaco che verrà, ripeto, può affidare o non affidare e può anche decidere di uscire.